Nicola, per concludere questa bellissima chiacchierata, un'ultima domanda. Per che cosa vuoi essere ricordato e a chi sei grato? Questa domanda l'hai confezionata proprio all'ultimo. Bene, inizio dalla gratitudine. Cicerone diceva che la gratitudine è la madre di tutte le altre virtù. Personalmente sono grato a qualsiasi persona che ho incontrato nell'arco della mia vita. Ho incontrato delle persone straordinarie, persone con valori solidi, persone oneste, persone reali, persone con spirito di condivisione. E sono grato a queste persone perché da loro ho imparato tantissimo. Ho imparato come comportarmi, ho imparato quali azioni fare. E ho imparato a dare valore a me stesso per poi dare valore anche alle altre persone. E Nina, ho imparato tantissimo anche da altre persone, persone che si comportano in modo diverso, persone con un comportamento arrogante, persone con un comportamento presuntuoso, persone con un comportamento aggressivo, persone che tendono a screditare gli altri esseri umani. Perché ho imparato tanto anche da loro? Perché da loro ho imparato come comportarmi in modo diverso da quello che loro fanno e come essere una persona diversa rispetto ai loro comportamenti. Di conseguenza sono grato, namaste, a qualsiasi persona che ho incontrato nell'arco della mia vita. L'altra parte della domanda, per cosa voglio essere ricordato? Bene, Nicola Verdi vuole essere ricordato come un uomo è un professionista che ha lasciato il segno nella vita delle altre persone, portando valore all'interno delle loro esistenze. Per questo voglio essere ricordato, Nina. Nicola, è stato veramente bello ascoltarti e io ti sono grata per tutte le cose che ci hai detto questa sera. Grazie, Nicola. Grazie a voi, un saluto e un abbraccio alle persone che ci hanno ascoltato e che ci hanno visto. Ciao, a presto. A presto e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.